Buonasera, ben trovati. Ci sono delle pendenze, dovrei parlarvi di secchi di ghiaccio e cose di questo genere, ma ci sono cose più importanti. Ne parliamo domani perché anche da quell'argomento che è stato il tormentone dell'estate c'è da trarre in realtà qualche riflessione più seria sulla tassazione degli aiuti e della beneficenza. Ma stasera parliamo della situazione che si sta determinando. Il governo ha emanato la circolare del ministro Madia che chiede ai sindacati entro 6 giorni di comunicare i nominativi del 50% dei distacchi sindacali che rientra nella pubblica amministrazione, dimezzati, come si sa, anche i permessi, irritazione ovviamente dei sindacati. Mentre vengono diffuse anche le anticipazioni della circolare che darà i prezzi campione, i benchmark, i punti di riferimento per tutti gli acquisti della pubblica amministrazione. Si comincia a ingranare, ma c'è qualcos'altro che riguarda le famiglie con l'approssimarsi dell'apertura delle scuole e riguarda soprattutto i docenti, perché infatti il ministro Giannini annuncia la fine del regime delle supplenze, in che modo sarà tutto da vedere. Ma in realtà tutte queste sono notizie che riguardano un po' burocraticamente, ma anche sostanzialmente la vita del governo e quella del paese. C'è una sfida che si sta facendo sempre più dura, quella dell'economia. La Germania dà nuovi segnali negativi dei suoi indici economici e le borse, sorprendentemente, secondo alcuni, brindano e vanno tutte su, Milano addirittura del 2-3%. Perché? Perché è evidente che anche essendo la Germania in difficoltà è più vicina alla cura da cavallo, diciamo, e gli strumenti non convenzionali che saranno usati dalla Banca Centrale Europea. Anche di questo si parlerà nel vertice di sabato, il vertice dell'Unione, forse il più importante da molti anni a questa parte. Ma uno dei paesi più importanti, la Francia, ci arriva azzoppato da un'improvvisa, dura crisi di governo proprio sui temi dell'economia. Se ne va proprio il ministro dell'economia Montebourg, che è stato durissimo nel criticare la linea economica del suo stesso governo. Immaginate voi quali saranno i contraccolpi. Ma al vertice si parlerà anche delle questioni internazionali. L'Ucraina anche oggi vedremo tutte le notizie e poi il sud, il fianco sud, vuol dire Libia, vuol dire Gaza, vuol dire Siria, vuol dire Iraq, vuol dire ISIS. C'è anche tanto altro, ma lo scopriamo tra 30 secondi nei titoli. Arriva la stretta su permessi, distacchi sindacali nella pubblica amministrazione. Il ministro Madia ha firmato la circolare che dal 1 settembre farà scattare il dimezzamento. Il provvedimento serve a razionalizzare e ridurre la spesa pubblica ed è di nuovo polemica con i sindacati. Intanto il ministro dell'istruzione Giannini annuncia l'abolizione del sistema delle supplenze. Venerdì il governo dovrebbe varare la riforma della scuola. In Germania è sceso per la quarta volta consecutiva l'indice che misura la fiducia delle imprese, un dato che getta nuove ombre sulla ripresa tedesca. La conseguenza è che le borse guadagnano tutti, Milano la migliore più 2-3%. I mercati credono infatti che con queste difficoltà economiche la BCE varerà il piano Draghi di provvedimenti non convenzionali, grandi iniezioni di liquidità per combattere la deflazione. E a pochi giorni dal vertice europeo di sabato, terremoto politico in Francia. Il ministro dell'economia Montebourg nel fine settimana aveva attaccato la linea di austerità che la Germania, a suo dire, imporrebbe all'Europa e soprattutto alla Francia stessa. Ne è seguita una bufera che ha spinto il premier Valls alle dimissioni. E Hollande da domani gli chiede di formare un nuovo governo. Non ci sarà Montebourg, ma anche altri ministri critici con Berlino.
e sono molti i fronti aperti alle porte dell'Europa. Resta caldissimo quello ucraino, con Kiev che accusa Mosca di aver fatto sconfinare carri armati e blindati. In Nord Africa c'è la Libia in piena guerra civile, con in più il problema delle grandi partenze di migranti, mentre in Medio Oriente oggi la Siria ha fatto sapere di essere pronta a collaborare nella lotta all'ISIL, al terrorismo islamico, e con la partecipazione ai raid. L'Iran intanto soffia sul fuoco di Gaza e annuncia la ripresa di aiuti militari a Hamas. Chiude definitivamente lo stabilimento Alcoa di Porto Vesme. Annunciare la decisione dell'impianto sull'impianto sardo per la produzione dell'alluminio è la stessa azienda che motiva la decisione con i costi elevati e le limitate prospettive di competitività. Per i dipendenti Alcoa ha predisposto un programma di sostegno finanziario e sociale, mentre i lavoratori sperano ora che si concretizzino le proposte giunte a quanto pare dall'estero per acquisire la fabbrica. Movimento 5 Stelle è ancora all'attacco sull'informazione. Nel mirino il TG1, la protesta perché sarebbero state distorte in maniera grave le dichiarazioni di Di Battista sul terrorismo islamico. Dopo l'ennesimo episodio di disinformazione, scrive Grillo sul blog, abbiamo deciso di agire, ora basta, chiedendo le dimissioni del direttore e di un paio di giornalisti, che ovviamente ricevono subito la solidarietà di tutte le altre forze politiche. Buonasera, quindi molti fatti importanti in una giornata che ci mette al cospetto con i problemi italiani e anche quelli internazionali. Iniziamo dai fatti del governo che ha varato, attraverso il Ministro della Pubblica Amministrazione Masia, una circolare che impegna i sindacati a far rientrare entro 6 giorni metà dei distacchi sindacali dalla pubblica amministrazione. Si parla di 1 migliaio di persone. Contemporaneamente il ministro Giannini annuncia fine del sistema delle supplenze. Vedremo. Il primo effetto della riforma della pubblica amministrazione scatterà il 1° settembre. Questa circolare, pubblicata sul sito del Ministero, stabilisce che da quella data sono dimezzati i permessi ai distacchi sindacali. Una decisione che rientra nel quadro di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, alla base del decreto varato dal governo il 24 giugno e convertito definitivamente in legge al Parlamento il 7 agosto, prima dello stop estivo. La norma riguarda oltre 1 migliaio di dipendenti pubblici, attualmente distaccati per attività sindacali, che rientreranno così nelle amministrazioni di provenienza. In questo modo, si legge nella circolare ministeriale, ci sarà la possibilità di impiegare un maggior numero di unità di personale, con conseguente ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane, che tradotto dal burocratese vuol dire più gente negli uffici e meno impegnata all'esterno per attività sindacali. Sindacati che non hanno gradito affatto la decisione. Il leader della CISL, Bonanni, parla di demagogia e populismo. Non sarà certo l'ennesimo taglio degli stacchi sindacali a risolvere i problemi della pubblica amministrazione. È chiaro che è una misura che ci mette in difficoltà, ma il taglio di distacchi e permessi non ridurrà la nostra attività, commenta la CGIL. Mentre la UIL boccia l'operazione, non c'entra nulla con la spending review, non porterà risparmi, ma altre spese. Su questo aspetto, nella relazione tecnica del Ministero si parla di risparmi per i dimezzamenti dei distacchi, calcolati in particolare nel comparto scuola, circa 10 milioni di euro dovuti a minori spese per le supplenze. Supplenze che, secondo il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, sono destinate a sparire. I supplenti non saranno eliminati fisicamente, ma saranno superati, almeno così come sono intesi nell'attuale sistema scolastico, spiega il Ministro, che non dice di più. Solo un piccolo anticipo di quella riforma della scuola che sarà varata il prossimo 29 agosto e che nelle parole di Renzi è destinata a stupire. E sempre in tema di risparmi, in arrivo il decreto ministeriale che dovrebbe mettere ordine sui beni acquistati dalle amministrazioni pubbliche. Una volta pubblicate le caratteristiche e i relativi prezzi standard, dovranno partire i controlli. Questi fatti, se Mariana Madia e Stefania Giannini hanno anticipato quelle che sono alcune mosse, c'è ovviamente attesa per quello che potrà essere deciso nel Consiglio dei Ministri venerdì anche sulla riforma della scuola, oltre che su quella della giustizia. C'è un brusco risveglio quindi della vita politica dopo pochi giorni di vacanza per tutti. Oggi però c'è stato il primo incontro, un'ora
dopo appunto la pausa tra Renzi e Padoan, perché comincia la battaglia più importante ovviamente, quella sulla crescita in Europa. Sabato c'è il vertice dei 28, il vertice di Bruxelles, un vertice forse il più importante degli ultimi anni, anche perché tra l'altro contemporaneamente si decideranno anche le principali nomine, ma soprattutto c'è la questione dell'economia, perché adesso vede grigio anche Berlino. Se si inceppa la locomotiva d'Europa, la Germania, che dopo un secondo trimestre con il PIL negativo ora rischia di bissare nel terzo o comunque di non tornare subito a crescere, allora siamo messi proprio male. Ma a quanto pare non tutti ragionano in questo modo, basta dare uno sguardo alle borse oggi, tutte positive, compresa Francoforte che guadagna l'1,8%, ancora meglio fanno Parigi e Milano con un più 2,1%. Viene da chiedersi il perché di tanta euforia dopo aver letto i dati tecnici dell'IFO, ovvero l'indice che misura la fiducia delle imprese. Per quelle tedesche è calato per la quarta volta consecutiva, scendendo a quota 106 punti dai 108 del mese di luglio. Gli imprenditori della prima economia europea sono preoccupati e ne hanno ben d'onde. La crisi in Ucraina e le sanzioni russe stanno tartassando le aziende abituate ad esportare. Basti pensare che il settore dell'elettronica ha perso quasi il 20% solo nei primi sei mesi dell'anno. In realtà per la Germania la crisi non è strutturale, la domanda interna regge, tanto che la cancelliera Merkel oggi in Spagna rassicura: il PIL tedesco a fine anno non sarà negativo, ma il taglio del mercato russo legato alla debolezza della domanda che proviene dal resto dell'Europa in crisi non promette nulla di buono anche per Berlino. Ed è proprio questo, può sembrare strano, che le borse guardano con favore. Il dato infatti attenua le divisioni europee, in qualche modo mette tutti sulla stessa barca. Si può essere autorizzati a pensare che, ora che anche la Germania comincia a sentire i primi morsi della crisi, diventi obsoleta la divisione tra chi spinge per il rigore e chi per la crescita, dando finalmente vita a un fronte unico, in grado di parare una politica economica comune, capace di far uscire l'Unione dalla recessione e rimettere chi ne ha bisogno al lavoro. La crisi tedesca porta inoltre i mercati a scommettere su di un nuovo intervento della Banca Centrale a sostegno della domanda. Mario Draghi ne ha parlato al summit di Jackson Hole, ventilando, se necessario, interventi non convenzionali, dunque oltre la politica monetaria espansiva già in corso, varata con le decisioni prese dall'Eurotower lo scorso giugno. Sì, tutti adesso aspettano il piano Draghi, ma la battaglia in realtà in Europa ci sarà comunque sul tema della crescita e del rigore e dei numeri. L'avversario della Germania è stato fino ad oggi nei prevertici il binomio composto da Roma e Parigi, da Italia e Francia, ma proprio la Francia si presenterà sabato al vertice europeo in quella che in termini sportivi si potrebbe definire una formazione rimaneggiata. Infatti c'è stata una dura, pesante crisi di governo, una crisi che si è consumata nel fine settimana. Se per un'intervista la Francia ha perso un ministro, l'Europa intera ha perso un paese difensore della flessibilità e in vista del prossimo Consiglio europeo di fine mese non è un dettaglio da poco. È un po' questo lo scenario che c'è dietro l'ultima crisi di governo francese, che a prima vista sembrerebbe solo un affare parigino, ma che in realtà nasconde una lotta al coltello tra le due politiche economiche che si stanno combattendo in Europa in queste ore: il rigorismo targato Germania e la flessibilità targata Italia. La bomba politica esplode questa mattina quando il primo ministro francese Valls annuncia le sue dimissioni dall'incarico. Si dice indignato per l'intervista, questa che vedete, che il suo ministro dell'economia Montebourg ha rilasciato alle Monde, in cui viene criticata molto duramente la linea economica di Parigi. Dobbiamo alzare i toni, sostiene infatti Montebourg nel pezzo, la Francia non ha alcuna intenzione di allinearsi agli essiomi ideologici della destra tedesca che sostiene la Merkel. Sarebbe ottimo, spiega ancora, se tutti i paesi europei facessero quello che ha cominciato a fare Matteo Renzi in Italia. Molto troppo per Valls, che con Montebourg condivide sì il partito, il PS, anche se in correnti opposte, ma non la visione economica, e che infatti si precipita da Hollande a chiedere la testa del suo ministro. O lui o me, avrebbe detto, secondo quanto ricostruiscono quasi tutti i giornali francesi, al presidente. Il risultato è cronaca di queste ultime ore. Hollande, che peraltro è al suo minimo storico di popolarità con un risicatissimo 17% di consensi, decide che la Francia non può assolutamente permettersi una crisi prolungata e così incarica il primo ministro dimissionario Valls di formare lui stesso un nuovo esecutivo, secondo la vecchia tecnica del rimpasto, facendo però naturalmente fuori tutti i ministri anti-Merkel, leggi Montebourg ma anche Benoît Hamon e Philippe Petit.
I nuovi nomi si sapranno in realtà solo domani, ma intanto in un comunicato l'Eliseo ha scritto nero su bianco che il nuovo governo chiesto da Hollande dovrà essere costituito coerentemente agli orientamenti da lui stesso definiti per il paese. E Berlino ringrazia. Ma ciò di cui si discuterà sarà anche, come si sa, la nomina del cosiddetto Mr. Pesk, il responsabile della politica internazionale di sicurezza dell'Europa, oltre agli altri commissari che insieme a Juncker già eletto guideranno il governo dell'Europa. Si sa che l'Italia chiede per la nostra ministra degli esteri Federica Mogherini quel ruolo di Mr. Pesk, che sarebbe ovviamente a questo punto Lady Pesk, come già per l'attuale depositaria di quel ruolo, l'inglese Ashton. Ma il problema è che in questa fase ci sono tantissimi focolai di crisi aperte e da altre parti si chiede una guida più forte per quel ruolo della responsabilità di politica estera e sicurezza. E del resto sabato si dovrà discutere di cosa fare ancora per l'Ucraina, dopo le sanzioni pesanti nei confronti della Russia, che però hanno indebolito proprio l'economia europea. E ancora oggi in Ucraina la situazione è questa. Mancano poche ore al possibile faccia a faccia di domani tra Poroshenko e Putin. Potrebbe essere l'apertura, ma anche l'atto finale di tutta la crisi. Il presidente ucraino e quello russo si vedranno al vertice sulle unioni doganali a Minsk e da lì potrebbe cambiare qualcosa. Le dichiarazioni delle ultime ore però non spianano certo il terreno per un incontro pacifico. L'accusa di Kiev è pesante. Una colonna di carro armati, veicoli blindati russi, ha attraversato il confine con l'Ucraina dopo aver bombardato la vicina città di Novaz durante la notte, nella zona sud-est del paese, lontano dai combattimenti dell'est. A farlo sapere è il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza dell'Ucraina, Andriy Lyshenko, che ha rincarato la dose. Potrebbe essere il primo passo della Russia nella costruzione di una fetta di territorio che la colleghi alla Crimea. Da Mosca arriva però secca la smentita. Questa è l'ultima di una lunga serie di malinformazione che circola in questi giorni. A questo poi si aggiungono una serie di dichiarazioni di certo non concilianti. Il ministro degli esteri Lavrov ha definito un crimine di guerra il trattamento dei civili nelle zone di combattimenti da parte delle forze ucraine, affermando che ci sarebbe addirittura il rischio di una pulizia etnica nella regione. Per questo Mosca invierà un altro convoglio di aiuti umanitari, sperando in una collaborazione con le autorità di Kiev. L'intenzione, ha detto Lavrov, è di accordarsi con le guardie di frontiera e la dogana ucraina, sulla stessa rotta e gli stessi parametri seguiti dal presidente convoglio. Minimizza però sui problemi creati dal primo. Ci auguriamo che tutte le incomprensioni verificatesi col primo convoglio, dice, siano prese in considerazione e non si verifichino altri ritardi costruiti ad arte. Ma sul campo che si continua a combattere, 4 soldati ucraini sono morti e 31 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore, solo nella zona sud-orientale, aspettando una svolta di domani. La Russia, fa sapere il Cremlino, vuole prima di tutto una discussione franca sulla soluzione della crisi ucraina e le questioni umanitarie. L'Ucraina aveva già detto la sua ieri con Poroshenko. La pace non ci interessa senza la nostra integrità territoriale ed indipendenza. Ma la verità è che la tensione è soprattutto verso sud, non soltanto perché questo ci riguarda anche sotto forma di barconi della speranza e purtroppo anche della morte che approdano dalla sponda sud del Mediterraneo, ma perché lì ci sono i fatti più inquietanti, dal califfato, dalla guerra civile che c'è in Iraq e in Siria, a quello che sta succedendo a Gaza, a quello che sta succedendo nella Libia, che ormai senza poteri riconosciuti da tutti. Un'altra vera e propria guerra civile di tipo addirittura somalo. Cosa sta succedendo? La Siria, sino a poco tempo fa nemico di parte dell'Occidente, si è detta d'accordo a che americani ed inglesi attacchino i miliziani dell'ISIS anche sul suo territorio, seppure con la collaborazione diretta di Damasco. È la paura dettata dall'accelerazione imposta alla crisi dall'esercito con i drappi neri, di cui l'effetto potrebbe sentirsi in tutto il sud del Mediterraneo. Spostiamoci in Libia, teatro di guerra a noi più vicino. Il caos spaventa i paesi africani limitrofi, Algeria, Egitto, Mali e Chad. Al Cairo lo ripetono e chiedono a fronte governativo libico e fronte jihadista la fine delle ostilità e l'avvio di trattative. Spaventa l'effetto domino da una parte e quello della chiamata alla guerra santa partito oggi proprio da Bengasi. Qui comanda un forte gruppo integralista, Ansar al-Sharia,
chiama tutte le fazioni estremiste all'unità sotto la sigla della coalizione ALBA, alla lotta contro i progetti occidentali sul futuro del paese e contro chi in queste ore governa a Tripoli. Il ministro degli esteri libico ha chiesto all'ONU un intervento diretto a livello politico ma non militare. Nessun califfato forse in Libia, nessun legame dichiarato per adesso con l'ISIS dalle bandiere nere, ma lotta contro un nemico comune, sperando molto nel fascino che la jihad esercita sui giovani, anzitutto quelli più poveri che in alternativa possono solo cercare di lasciare il paese. C'è poi l'Iraq, guerra nel nord tra curdi e fanatici dello Stato Islamico e attentati nella capitale, anche oggi. Azioni kamikaze anti-sciiti, la vendetta dopo i 70 morti sunniti di venerdì scorso in una moschea alle porte di Baghdad, mentre il neo premier incaricato Abadi ripete che nell'Iraq di oggi non c'è spazio per chi usa la violenza delle armi. Quelli del califfato sono a poco più di 200 chilometri dalla capitale ad insediare la raffineria di Baji. Lo Stato Islamico dunque continua la sua avanzata da nord, minacciando le minoranze religiose del paese dopo aver perseguitato e trucidato gli yazidi, destino che potrebbe toccare ora anche ai migliaia di turcomanni intrappolati da giorni nella cittadina di Amerli. Ieri Angela Merkel, oggi l'ONU, hanno parlato esplicitamente di genocidio in corso. Una situazione aggravata dalla crisi di Gaza ancora senza soluzione, in cui entra in scena anche l'Iran, che dopo l'abbattimento di un drone spia israeliano che sorvolava la centrale nucleare di Natanz ha deciso di riprendere la fornitura di armi ad Hamas sulla striscia. Nel frattempo si continua a morire, una mezza dozzina le vittime palestinesi anche oggi, mentre dal sud di Israele si fugge. 700 famiglie israeliane lo hanno già fatto tra ieri ed oggi, giornata da 120 missili sparati dalla striscia, in 49 giorni il record per il lancio di razzi palestinesi verso lo Stato ebraico. Poco fa la Casa Bianca ha fatto sapere che Obama non ha ancora preso decisioni sui bombardamenti in Siria nei confronti delle postazioni del califfato, dell'ISIS, chiamiamolo come vogliamo, insomma, quelli vestiti di nero di al-Baghdadi. Ebbene, quella decisione è del resto molto difficile, perché vorrebbe dire, come abbiamo sentito dal servizio, in realtà accettare un rapporto, sia pure indiretto, proprio con il regime di Damasco. Non più tardi di 6 mesi fa Obama aveva chiesto di bombardare le postazioni proprio di Assad e del regime di Damasco. Ma la verità è che tutta questa crisi del sud del Mediterraneo ci porta anche, lo dicevo prima, al cospetto con un altro problema. Abbiamo fatto tutto noi, o quasi, con l'operazione Mare Nostrum, ma a questo punto c'è bisogno della collaborazione europea, ma ancora non c'è chiarezza. Domani si ritroveranno tutti seduti intorno allo stesso tavolo a Roma, esperti italiani e tecnici dell'Unione Europea, insieme per mettere nero su bianco cosa sia possibile fare per arginare il flusso migratorio e soccorrere le migliaia di migranti che si stanno riversando sulle nostre coste. Ciò che ne uscirà sarà poi discusso dopodomani a Bruxelles dal ministro dell'Interno Angelino Alfano e dal commissario per gli affari interni dell'Unione Cecilia Malmström. Su quel tavolo ci saranno due posizioni distantissime. Da una parte l'Italia, che ha già annunciato la scadenza breve dell'operazione Mare Nostrum e che chiede a Bruxelles di subentrare. Dall'altra, appunto, l'Unione Europea, che di prendere il posto dell'Italia nel Mediterraneo non ne vuole proprio sapere. In mezzo spunta l'ipotesi di un progetto denominato Frontex Plus. L'Agenzia Europea per la Protezione delle Frontiere dovrebbe cioè ridefinire e potenziare i propri compiti, e non è cosa semplice, perché dalla Commissione Europea hanno già detto chiaramente che sostituirsi a Mare Nostrum non è in alcun modo ipotizzabile. Non ci sono né mezzi né fondi sufficienti, non solo. Da Bruxelles è arrivata anche una stoccata all'Italia. Mare Nostrum è stata infatti definita una sorta di linea informale di traghetti tra Libia e Italia, che incentiva, cioè, la migrazione di massa. Linea di traghetti che in ogni caso, dati alla mano, dal 18 ottobre 2013 ad oggi ha portato in salvo 113.000 migranti, 4.000 nell'ultimo fine settimana. Ciò che Alfano potrebbe invece realisticamente incassare è un Frontex Plus che sia di sostegno a Mare Nostrum, magari ridefinendo e limitando i confini di intervento in mare che oggi arrivano a sfiorare le acque territoriali libiche. Poco più in là, 3 giorni fa, il mare ha inghiottito più di 200 migranti. Poi ci sono state le 16 vittime di sabato a sud di Lampedusa, ieri notte altri 6 morti. Una ecatombe senza fine, scrive oggi l'Osservatore Romano. Nel Mediterraneo si sta combattendo una nuova, silenziosa guerra, quella dell'immigrazione. Ma ci sono altre coste italiane su cui ci sono dei timori, di ben altro tipo.
Oggi l'annuncio ufficiale di Alcoa, della multinazionale del metallo, chiude definitivamente lo stabilimento sardo di Portovesme. Alcoa, cronaca di una chiusura annunciata e che da oggi è ufficiale. Le ragioni di fondo che rendevano l'impianto di Portovesme non competitivo purtroppo non sono cambiate. Scrive così in una nota diffusa nel pomeriggio il presidente della multinazionale americana dell'alluminio Bob Wilt, annunciando quello che forse molti si aspettavano, lo stop definitivo dell'impianto di Portovesme in provincia di Carbonia, nel sud della Sardegna. Lo stabilimento che produceva alluminio e che era fermo già dal 2012 perché troppo alti i costi di produzione, tra i più elevati negli smelters di Alcoa. La chiusura ridurrà la capacità produttiva complessiva di Alcoa di 150.000 tonnellate a 3,6 milioni di tonnellate annue, continua la nota dell'azienda americana. Un'avvertenza complessa, quella della fonderia di Portovesme, che negli ultimi anni ha visto i lavoratori scendere in piazza e protestare per difendere lo stabilimento dove si lavorava l'acciaio primario nel polo sardo. In ballo ci sono 450 lavoratori, più 350 dell'indotto, in tutto le ricadute coinvolgono 3.000 buste paga. Una storia fatta di aiuti di Stato, trattative e tentativi di cessioni poi fallite. Tra i nodi più delicati, quello del costo dell'energia elettrica, non competitivo secondo l'azienda di Pittsburgh col resto d'Europa. Per questo si era fermata nel 2012 la trattativa con la multinazionale svizzera Glencore per salvare l'azienda, oggi riavviata, e quella col gruppo anglo-americano Clash. La palla ora passa al governo nazionale, che deve dire una volta per tutte se si vuole considerare importante oppure no la produzione di alluminio in Sardegna e in Italia, ha detto il segretario regionale della CISL Fabio Enne, mentre la CGL bolla le dichiarazioni dell'azienda come disco rotto. Il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, cerca di tranquillizzare e afferma che questa decisione non avrà alcuna conseguenza sulle trattative per la cessione dello stabilimento. L'azienda da parte sua conferma che, come da impegni presi con governo e sindacati, ha predisposto per i dipendenti un programma di sostegno finanziario e sociale. E poi c'è un ennesimo capitolo del lunghissimo libro dei rapporti tra politica e informazione televisiva. 5 Stelle da una parte, il principale telegiornale della RAI da quell'altra, colpevole a loro dire di fare disinformazione. Mai i rapporti tra movimento e informazione sono stati tranquilli, ma mai sono stati così febbricitanti come in questi giorni d'agosto. Dopo tante polemiche, ora la tensione ha assunto perfino una veste formale vera e propria, quella di un'interrogazione indirizzata al presidente della RAI Tarantola, alzando così decisamente il tiro rispetto all'attacco lanciato dal blog 2 giorni fa del responsabile della comunicazione Casalino, nel quale si denunciava un servizio andato in onda al TG1, avente per argomento le doppie dichiarazioni di Di Battista sui rapporti con i terroristi prima e sul nocivo insegnamento di Abu Ghraib poi. A firmarla l'interrogazione sono i membri a 5 Stelle della Commissione di Vigilanza RAI, il cui presidente è il pentastellato Roberto Fico, contro un servizio e la sua presentazione da parte del giornalista conduttore che distorcono clamorosamente la realtà dei fatti. La disinformazione di cui si è reso protagonista il TG1, si legge ancora nell'interrogazione su blog, è di una gravità assoluta. Il bersaglio non sono più solo i 2 giornalisti, ma il loro direttore Mario Orfeo, perché al presidente si chiede infine se non ritenga opportuno sollevare proprio lui dall'incarico responsabile di una palese disinformazione, in evidente contrasto con i principi di imparzialità e oggettività dell'informazione. Il presidente della RAI Tarantola non ha risposto, ma in compenso lo hanno fatto ancora una volta quasi all'unisono gli esponenti della maggioranza, anzi delle 2 maggioranze, secondo lo stesso copione che aveva fatto seguito alle frasi di Di Battista. Anzi, il più pesante arriva proprio da Forza Italia, dalla Santanchè, che via Twitter fa sapere Grillo boia dell'informazione, le sue blacklist sul servizio pubblico in difesa dei propri deputati talebani sono deliranti, da trattamento sanitario obbligatorio. Cicchitto, che proprio di talebani aveva parlato, ora insiste sul concetto già lanciato dal presidente del PD, Orfini, voler da una parte dialogare con i terroristi e dall'altro chiedere il licenziamento di un giornalista. Con Michele Ansaldi, membro PD Commissione Vigilanza, che dice: per gli esponenti del Movimento 5 Stelle la Commissione Vigilanza è uno strumento di epurazione. Prima dicevano di volerla chiudere, ora invece intendono usarla per cacciare i giornalisti che non li piacciono. Ora 2 cose sole vanno dette per non fare i pesci in barile. Prima, non c'è dubbio che in questi anni il Movimento 5 Stelle sia stato molto bistrattato in linea generale dalla gran parte dell'informazione. Secondo, però, di converso, che questo modo scelto dal Movimento 5 Stelle per contrastare quello che a suo dire
un torto subito specifico in un servizio è il modo assolutamente peggiore, oltre ovviamente a non ottenere, e questo è un sollievo, l'effetto sperato. Non si discute così a colpi né di diktat, né di ukase, né di liste di proscrizione. Non si può mai fare, non si poteva fare quando a farlo a qualcun altro dal governo, non si può fare neanche dall'opposizione. Due notizie di sport. Tavecchio, con quella famosa frase del mangia banane, non ha compiuto nessun reato sportivo ed è già stato prosciolto dal procuratore Palazzi. E poi Gabriele Oriali, una vita da mediano, mondiale dell'82, sarà il nuovo team manager della nazionale. C'è da dire che tra poco c'è l'edizione lunga di In Onda e Salvo Sottile e Alessandra Sardoni parleranno sia delle cose italiane sia delle questioni internazionali, della sfida in Medio Oriente con molti ospiti. Noi ci fermiamo. Fine New York, Wall Street, Dow Jones più 0,42, Nasdaq più 0,34. Vi lascio a In Onda. Buonasera, domani sera.